Una vera e propria stangata per i big della vecchia Banca Etruria. Sono stati infatti condannati a 5 anni per bancarotta fraudolenta l'ex presidente dell'Istituto di Credito Aretino Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi. Questa è la sentenza di primo grado pronunciata nella tarda serata di ieri dal GUP Giampiero Borraccia, che riguarda gli imputati che avevano optato per la strada del rito abbreviato, che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Il giudice inoltre ha inflitto 2 anni all'ex vicepresidente Alfredo Berni e 1 anno all'ex consigliere del CDA Rossano Soldini, quest'ultimo accusato di bancarotta semplice. Gli imputati hanno ricevuto delle condanne estremamente pesanti. È stato disposto il risarcimento in separata sede dei danni morali alle costituite parti civili. Questo come difensore ci lascia una grande soddisfazione, perché la storia di Banca Etruria è purtroppo la storia anche della sofferenza di tanti piccoli risparmiatori che hanno visto spazzati via i risparmi di una vita. Sono state così sostanzialmente accolte tutte le richieste formulate dal pool di magistrati che si sta occupando del crack di Banca Etruria, guidato dal procuratore capo Roberto Rossi, e presente al gran completo per la lettura del dispositivo. Le sentenze non si commentano, lo sapete, nessun commento. Grazie, grazie mille. Il GUP infine ha rinviato a giudizio tutti gli altri 24 imputati tra amministratori e dirigenti dell'istituto di credito che non avevano scelto il rito abbreviato. Il processo prenderà avvio il prossimo 2 aprile. Ci difenderemo in un giudizio dove avremo modo di valorizzare tutti gli elementi di prova a discarico. Soddisfatti i risparmiatori azzerati che si erano costituiti parte civile. Siete soddisfatti con i risparmiatori? Sì, sì. Era quello insomma che vi aspettavate? C'era un po' di preoccupazione, ma c'è stato l'unplay, lo chiamo così.